Lopez invita i suoi ad andare in profondità. Poi invece tocca corto per Bogliasino che gli restituisce il pallone, prova ancora a manovrare il Lecce, eccolo il lancio verso l'area, attaccato alle spalle Beretta, guadagna un buon fallo. Calcio di punizione. Che brutto fallo. È stato colpito alla nuca. E qui siamo a pochi metri dal limite dell'area. Brutto fallo. Rimane pericolo per la difesa, per la Salernitana, forse l'ultima occasione. È rimasto ancora a terra Beretta, dunque probabilmente ci sarà anche un po' di prolungamento del recupero, 4 minuti concessi. Qui, sul nostro cronometro si stanno rapidamente esaurendo, ma sicuramente andremo oltre il 49esimo a questo punto. Mentre Beretta esce dal campo, sistemato il pallone a terra, con grande cura la cosa sta avvenendo. Ovviamente i giocatori del Lecce sono consapevoli che potrebbe essere l'ultima grande occasione. Bogliasino sistema il pallone a terra. Qui un mancino. Vicino al punto di battuta c'è anche Amodio, che però dà le spalle alla sfera. Adesso si allontana. Sarà proprio Bogliasino che va a cercare la porta, una deviazione, la porta la trova proprio grazie a questa deviazione. Allo scadere dunque dei 4 di recupero il Lecce passa in vantaggio. Questo è sfortunato in questo caso veramente a Sermitana, una deviazione che ha sbilanciato Iannarini, la palla si è staccata proprio all'incrocio dei pali dall'altra parte. Avevo appunto detto molto pericolosa questa punizione, vedete si va proprio a insaccare sotto la traversa. Forse Molinari, anche se le immagini non sono chiarissime, ma il gol è comunque di Bogliasino che aveva sistemato con grande cura quel pallone su quella zolla e con un pizzico di fortuna è riuscito a recapitarlo in porta con Iannarilli che è a terra col praticamente sulla linea di porta. È un'immagine che dice tutto della delusione della Salernitana. Adesso si rialza il portiere Granata, non poteva farci nulla ovviamente, completamente spiazzato dalla deviazione del suo compagno.